Buona domenica, dolcissime e dolcissimi. Vi ricordate quando vi ho detto che dovevo fare il presepe in questi giorni? L'ho appena terminato. Devo mettere solamente le luci. Ora vi faccio vedere il presepe che ho fatto io. 1, 2, 3. Ecco il mio presepe. Vi piace? Qui c'è... Quella là è tipo... È una fontana, qui è una pietra che ho preso in campagna, queste sono le paglie che ho preso dai cavalli, nella sala dei cavalli, questi sono tutti i pupazzetti che ho comprato in questi anni, questo è l'albero, questa è un'altra casetta, i pupazzetti, le pecorelle, le casette, il grano, la casetta del grano, quanto è carina, gli altri pupazzetti ancora, pecorelle, papere, cigni, sono delle cancellette di plastica, qui è una casetta comprata intera, non è costruita, ma l'ho comprata a Auchan. È una casa a due piani, piano sotto e piano sopra, e sono le scalette. Vedi quanto è carino? C'è la stella di Natale, c'è l'alberello, c'è gli angioletti. Ne ho messi parecchi, perché gli angioletti non è uno, ne sono parecchi. Quanto è bello questo, avete visto quanto è carino? I pupazzetti, gli alberelli. Questa è una fontanella, se metti l'acqua esce l'acqua come attacchi elettronica, gli altri pupazzetti, e qui c'è la cosa che amo molto molto molto, è la mia preferita, eccola qua, la capanna di Gesù, della Madonna e di San Giuseppe, quanti sono belli, e dentro una brocca di creta. Molto carina. Questo è il presepe che faccio ogni anno. Mio padre lo faceva ogni anno il presepe e io lo faccio alla sua memoria. In sua memoria faccio il presepe anche perché mi piace. Se vi piace il mio presepe, mettete like. Se no, pazienza. Io ve l'ho mostrato, qui ho messo anche dei cose che si attaccano, Babbo Natale, questo, se vi piace il mio presepe, un bel like, se non vi piace pazienza. Non ci fate caso perché è sporco di farina, mo' devo lavare anche. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!